E siamo ancora insieme a questa nostra giovane testimone di Quaresima, Et Illesum. Qualcuno mi ha chiesto un testo per approfondire questa figura. Al di là del diario e delle lettere che trovate su internet, ma anche nelle librerie, io sto seguendo un testo di Yves Beriol, Et Illesum, Testimoni di Dio nell'abisso del male, edito dalle Paoline, che semmai, ecco, dopo vi potremmo far vedere la copertina. E dicevo, abbiamo visto come Etti, questa donna ebrea, ma poi apertasi anche al cristianesimo, ma non si è mai definita cristiana e nemmeno pienamente ebrea, dicevo, abbiamo visto come la preghiera del cuore in questa donna era una preghiera che la faceva resistere al male che stava vivendo. Ma c'è qualcosa di più. C'è una preghiera che ti apre non solo al coraggio, ma che ti apre al mistero, direi. E questa apertura la possiamo così individuare da un suo scritto dell'8 ottobre, chiedo scusa, del 1942, in cui Et Illesum scrive: qualcuno mi ha detto, hai nervi d'acciaio per resistere così bene? Non penso affatto di avere nervi d'acciaio. Io ho invece i nervi a fior di pelle, ma è vero che resisto. Una frase che già abbiamo ascoltato, ma che è bene riprendere per poter poi incuneare anche la riflessione che stiamo facendo. Quindi lei non era affatto stoica, cioè indifferente al male che aveva attorno a sé, ma era piuttosto sensibile a questo male e reattiva. Ho i nervi a fior di pelle e non i nervi d'acciaio, dice, ma è vero che resisto. E poi ecco qui la novità. Ho il coraggio di guardare ogni sofferenza in fondo agli occhi. La sofferenza non mi fa paura. Questa è veramente, è profondo. Quando io ho un coraggio che mi viene dal rapporto con il mistero, dal mio rapporto con Dio, la sofferenza la guardo negli occhi. La sofferenza la vedo non per sfuggirla, ma per affrontarla e darle un senso. Vedere la sofferenza negli occhi degli altri, di chi soffre, di chi è vittima della guerra, della violenza, dell'ingiustizia. Vedere la sofferenza negli altri mi fa capire anche le cause, per esempio, di una cattiveria come è stata e come è ancora oggi, purtroppo, ahimè, la guerra. Allora guardiamo ogni sofferenza degli altri con occhi aperti per poter anche aprire il nostro cuore a chi soffre. Ci vediamo domani, Pari Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao!